integrazione. E quindi abbiamo visto una precarizzazione sostanzialmente della vita, dell'esistenza dei nostri concittadini. Ecco. Questo non solo è una crisi finanziaria globale, ma anche un governo inetto e sostanzialmente responsabile, un governo nazionale. Per noi, dalla sinistra per Castello, la ricerca per uscire dalla crisi che stiamo vivendo consiste sostanzialmente nel pensare nel mercato del lavoro e anche in quello della cultura. Infatti vorrei sottolineare che la nostra lista, comunque una lista che ha dei rappresentanti che sono stati un po' tutti, che ha delle categorie che sono state toccate dall'attuale appunto situazione di crisi, ed è una lista anche molto giovane, con una media intorno ai 40 anni. Ecco, la sinistra per Castello, quindi, proprio per queste sue caratteristiche, intende porre l'attenzione soprattutto sulla realtà dei giovani della Sardegna e dei giovani del nostro territorio, che per far questo, per pensare sui giovani, noi dobbiamo far emergere le potenzialità appunto delle giovani generazioni, la loro creatività che molto spesso, soprattutto anche nella nostra città, si è legata all'omologazione dei divertimenti e anche delle opportunità che il territorio offre. Per questo noi vogliamo offrire loro degli spazi d'azione per poter confrontarsi, per poter cambiare idee, cambiare progetti. Vogliamo incentivare l'associazionismo in tal senso, infatti vediamo che il nostro territorio è ricco di associazioni culturali, associazioni sportive, associazioni teatrali, di arte, di scrittura e non solo fotografiche, quant'altro. Quindi il nostro obiettivo è anche riqualificare gli spazi esistenti del nostro territorio, riqualificare e incentivare quindi la cultura e l'avvicinamento dei giovani alla partecipazione nella realtà locale. E penso anche ad implementare i servizi culturali, penso appunto a sfruttare ancora di più la biblioteca, i nostri musei e anche per questo mi viene in mente appunto cultura e turismo. Bisogna incentivare il turismo nella nostra città e c'è il Castello un grande potenziale c'è il senso. Noi oltre comunque a porci il problema delle attività culturali ci sta molto a cuore anche il tema del lavoro che ora vive appunto una precarizzazione e per questo intendiamo spendere le professionalità storiche e posti di lavoro della nostra città. Penso in questo caso all'artigianato, alla piccola impresa che stanno vivendo un momento molto, molto difficile anche nel nostro territorio. Vogliamo far questo non tralasciando l'idea della difesa del territorio e della difesa dell'ambiente e per questo appunto vediamo che il comune del quartiere del piano nucleare debba porsi per la politica, debba incentivare la raccolta differenziata e ridurre quindi i rifiuti. Quindi la sinistra per Castello sostanzialmente si pone come un rinnovamento, come voglia di vivere il territorio in un